Buongiorno, bentornati sul canale. Oggi siamo sopra San Vito di Cadore. Abbiamo parcheggiato nell'ampio spazio che troviamo di fianco alla baita Sandbar e partiamo in questo momento per raggiungere il rifugio Scotter prima di tutto e subito dopo il rifugio San Marco. Non perdiamo altro tempo e partiamo. You said that you've been lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lies. No way I'd let you slip by. Mi sentiro a parte abbastanza ripida, infatti dopo meno di un chilometro e mezzo abbiamo già raccolto 200 metri di dislivello. Non presenta difficoltà, ovviamente è una mulattiera che ogni tanto si mette nel bosco. Ecco, dopo 3 km e 400 metri di dislivello arriviamo al rifugio Scotter. Breve pausa e ora proseguiamo per il San Marco. Bene, sono arrivato, ci ho impiegato un'oretta e 10, sono 600 metri di dislivello circa per 4 km. Oggi è domenica, quindi il rifugio è pieno. Ora proverò a entrare e magari mangiare un boccone. Intanto vi faccio vedere un po' i dintorni del rifugio. A dopo! Quella che vi ho appena mostrato è la via che porta a Forcella Piccola dell'Antelao e al rifugio Galassi, che è appena dietro. È un sentiero, come avete visto, tutto su ghiaione, parzialmente esposto, quindi da affrontare con molta attenzione. Non lo farò oggi perché il meteo purtroppo non promette bene, sta già iniziando a piovigginare e non ho nemmeno delle calzature adatte, quindi sicuramente lo rifarò, ma non oggi. Eccovi qua, sto scendendo, rifugio davvero bello, incastonato tra due montagne che adoro, Pelmo e Antelao. La vista oggi purtroppo non era delle migliori a causa delle brutte nuvole sulle cime delle montagne più alte, ma comunque ne è valsa in ogni caso la pena, perché davvero un bel giro, rifugio fantastico, gestori simpaticissimi e super disponibili, quindi non posso che consigliarlo. Vi ringrazio per aver guardato questo video e con l'Antelao sullo sfondo vi saluto. Ciao!